Bene, bene, benissimo. 11 giugno, venerdì 11 giugno, mi trovo qui in studio perché questa mattina arriveranno qua una cantante e una pianista che registreranno dal vivo, ovviamente a tracce separate. Ho già preparato un po' la stanza di là e ho già preparato il progetto di qua. Ok, Reaper è già in moto. Ho preparato tutto così poi quando arrivano sto tranquillo. Userò la scheda Tascam US1008, questa scheda qui, che è abbastanza vecchiotta, ma ancora pompa di brutto, se non meglio della 16x8 quasi, eh. Ovviamente qui metteremo la tastiera quando la porta. Ho già preparato i cavi per le cuffie, i cavi per alimentare, per mandare il suono dalla tastiera di là. Qui la cantante, preparato il solito Neumann. Cuffie, leggio, adesso metterò anche le cuffie per la pianista. Quindi loro saranno di qua e io sarò di là. Lo studio sembra abbastanza fresco. Non è cosa da poco, specialmente in questo periodo. Ora ho ancora 3 quarti d'ora di attesa perché sono venuto un po' in anticipo questa mattina. Quindi non so, faccio un giretto in rete, mi vedo qualche video. Bene, 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 siamo partiti con le registrazioni. Praticamente ho una traccia della voce e una sola del piano. Ho deciso di farlo in mono e poi con degli effetti lo apro un po'. E niente, adesso registreranno più take, più take, più take. Poi si decide il migliore, la migliore versione per poi andare a correggerla un po' su dei punti che magari sono usciti un po' peggio. Lo stile di musica che stanno facendo è uno stile, diciamo, da chiesa, ecco, quindi canzoni sacre, molto, molto coinvolgente, carina come cosa. Lei è una brava cantante, stessa cosa per la pianista, una bravissima pianista che suona anche l'organo, anche organi antichi, quindi preparata su questo genere, molto preparata. E la pianista è anche una cantante. Sono le 2:30 del pomeriggio. Ci siamo dilungati perché oltre che a registrare piano e voce, abbiamo anche approfittato, dato che la cantante aveva da registrare una voce su una base, abbiamo anche registrato la sua voce sulla base. Poi il tempo di rimettere tutto a posto, perché ovviamente quella stanza poi verrà utilizzata per altre cose durante questi giorni. Ecco, sono arrivate le 2:30. Adesso a casa, un'insalatina e poi lavoricchio su altre faccende, lavoretti che posso fare a casa. 12 giugno, ore 11 del mattino. Questa mattina mi sono svegliato molto presto, erano tipo le 5:30, e dopo aver fatto un po' di cosette, tipo colazione, portato a spasso il cane, sono venuto qui in studio, nella mia seconda sede, quella casalinga, per lavorare su alcuni audio che ogni mese invio. Praticamente vado a mettere la mia voce su dei testi che poi questi audio vengono inseriti in dei video con delle descrizioni e via dicendo. Insomma, una sorta di voce narrante, ok? Non sono molto bravo a farlo, ma comunque per lo scopo va più che bene. E chissà mai che un domani prendo un po' di confidenza con questo tipo di lavoro e potrò magari mettere la mia voce in qualche video, in qualche documento, chissà. Non mi dispiace come cosa, non è un lavoro che mi affatica molto, cioè affatica, ma nello stesso tempo comunque sia una cosa che mi piace e che mi dà soddisfazione, insomma. Va bene, speriamo, chissà, un domani. Ora, oggi, sempre per ritornare al discorso di quante cose devo fare per tirare avanti questa vita, questa mia vita piena di impegni,
Oggi, appena pranzo, dovrò fare le pulizie in casa, quindi insieme a Gloria, la mia compagna, facciamo le solite pulizie settimanali. Io penso a passare l'aspirapolvere in tutti e due i piani della casa e lei pensa a fare il resto. Così, ragazzi, ci si organizza e si tira avanti. E come diceva un grande mio maestro e anche amico, un fonico si tira a Campari. Bene, 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 bene. Questa è la situazione del mio studietto casalingo che dovrò adesso modificare un po'. Allora, qui al centro rimane tutto com'è, quindi abbiamo il computer con i monitor, mixerino, scheda audio. Qui dietro abbiamo tutte le varie spine, ciabatte e collegamenti vari. Qui sopra abbiamo una luce per illuminare il tavolo qui sotto. Abbiamo un altro LED dietro, un LED qui davanti per quando faccio i video. Qui seduto sulla scrivania, microfono, insomma, postazione, semplice postazione. Dovrò togliere questo mobile in legno qua, dove c'è il computer, il videoregistratore e un portatile e altra roba, e sdoppiare quest'altro. E questo qui, con questo qui ne ricaverò due più bassi, ovviamente, all'altezza di questo qui. Quindi tolgo questi due paletti qua e ne avrò un altro che andrò a mettere di là. Quindi avrò due mobiletti bassi. Poi dovrò prendermi un mobiletto che andrò a posizionare qua o qua per mettere tutta la roba che si trova in questo mobile e qui per terra per fare un po' più di pulizia. E qui non so ancora cosa andrò a posizionare, se andrò a mettere una sorta di divanetto o se lasciare così, insomma, adesso vedo. Comunque la cosa più importante adesso è fare le modifiche in questa zona qua, così potrò stare più comodo e sarà un tutto un po' più pulito e più ordinato. Anche questa sera vi regalo un bel tramonto sull'Adriatico. Quello laggiù in fondo è il Monte Conero, visto ovviamente da sud. Questa è tutta la costa del lungomare nord di Civitanova. Sono i pescatori. Qui bei colori. Niente ragazzi, ritorno a GoPro che è troppo comoda. Mi dispiace, telefonino, ma partita persa. Sto usando la GoPro senza nessun tipo di cavalletto, la sto tenendo praticamente in mano, senza microfono esterno, senza niente, così com'è, come mamma l'ha fatta. Va bene, ragazzi, ho iniziato a dare una botta al video, a vedere un attimo come rispondeva il tutto, se era tutto ok, sembra tutto ok. L'unica cosa che un po', come dicevo prima, mi dà fastidio è il fatto che il chitarrista nella ripresa generale è stato un po' tagliato, però ho anche notato che il tastierista anch'esso è coperto dal cantante, quindi diciamo che non è più una ripresa generale di tutti quanti, ma è più che altro una camera alta che riprende un po' la situazione della stanza senza troppe menate mentali, ecco. E comunque userò quella ripresa per andare a riempire i vari vuoti che si vengono a creare, vuoti dovuti alla camera mobile che quando si sposta per andare a fare delle riprese ai dettagli, ovviamente non si può lasciare quello, diciamo, quel pezzettino in cui la camera si sposta e sopra a quei pezzettini, oltre alla camera del cantante, si piazza anche questa camera generale, cioè questa GoPro che sto utilizzando adesso, che ho messo in alto in quella stanza. Va bene, per ora mi fermo qua perché inizio a sentire un po' di stanchezza, di oppressione. E
Mi preparo per oggi pomeriggio perché, come vi ho detto, devo andare a valutare un po' in vari centri commerciali se acquistare e quando acquistare e come acquistare un mobiletto da mettere in quella zona là, per togliere questo mobile che sta di qua, per appoggiare tutta la roba che sta di qua nel nuovo mobiletto, e questo modificarlo, come vi ho già detto, e nel video prima di questo. E cos'altro? Niente. Ciao raga, a dopo. Allora, prima tappa, Obi o Aerospin? Obi. Posto. Mobiletto non trovato, però in compenso abbiamo trovato il ventilatore. È un ventilatore che ho pagato pochissimo. Praticamente ha una sorta di pinza che si attacca ovunque. Molto importante, è silenziosissimo. Quindi per lo studio, per la seconda sede, va più che bene. Non ci diamo per vinti, andiamo in un altro magazzino. Missione fallita di nuovo. Ora proviamo dai cinesi. Niente scaffale, ma ho trovato due lampadine che mi servivano sempre per lo studio. Eccolo qua il ventilatore a pinza, l'ho attaccato su questa asta dove c'è una cassa Bluetooth attaccata, cioè Bluetooth. E niente, il rumore praticamente è questo. Adesso forse il microfono della GoPro amplifica con i compressori e tutto il resto, però stando qua il rumore è quasi impercettibile. Per averlo pagato 11-12 euro, troppo va. Oggi ho fatto una grossa cazzata. Quando stavo a scegliere i ventilatori, li accendevo, li spegnevo, ci giocavo, stavano tutti là, messi in fila. Ho preso tanta di quella cazzarola d'aria che adesso mi ha preso una sorta di mal di testa, non proprio, ma un cerchio alla testa e sento tutto caldato, ma non una sensazione di bruciore. Questo perché sono un capone, ok? Vabbè. Ovviamente stiamo con Roy. Guarda che bel parco qui che c'è vicino a casa mia. Dietro c'è il mare, qui c'è il parco, qui c'è Roy, Chioschetti, Gloria. Buona serata.